Buongiorno a tutti, grazie. Ringrazio Katia Bastioni e Andrea Di Stefano per questo invito e anche per questa opportunità. E parto proprio da quello che Andrea ha appena posto, come una regione e anche nelle quattro sfide a cui ha fatto riferimento Katia Bastioni, come una regione del nostro paese può raccogliere, provare a raccogliere la sfida di essere una regione sostenibile e di cogliere anche alcune opportunità nell'indirizzo di contribuire alla crescita, alla produzione di ricchezza, alla creazione di lavoro, alla riqualificazione delle imprese, del sistema economico e produttivo locale, che vengono opportunità che vengono anche da alcuni obiettivi, non solo dell'impresa, ma anche della programmazione delle sfide pubbliche. E sicuramente dico soltanto una cosa sul paradigma a cui si è fatto riferimento, questo è il tempo nel quale anche chi vuole provare a far sì che il governo, anche quello locale e territoriale, non sia solo una gestione dell'esistente, ma provi anche a ragionare con una sfida di medio o di più largo respiro, di raccogliere soprattutto la sfida che oggi chiamiamo dell'economia circolare e che ci taglia orizzontalmente in molti settori rispetto ad una funzione lineare dell'economia: estrarre, usare materie o prodotti naturali, trasformarli e poi buttarli con tutti gli impatti che questi hanno nei processi industriali, ma anche nella vita economica e sociale di una comunità. Pensiamo appunto semplicemente alla gestione dei rifiuti, verso la funzione circolare, quindi ridurre, sostituire, quindi ridurre l'uso dei materiali, sostituirli e riciclare. È una sfida a livello europeo e come Regione Umbria che ha anche alcune caratteristiche ovviamente strutturali, ma sempre la doppia faccia. Siamo stati con uno slogan più o meno felice definiti Regione Cuore Verde d'Italia, ma siamo anche la terra dell'industria chimica, quella più hard, o dell'industria dell'acciaio. E quindi anche di un territorio che negli anni e nei decenni in parte è stato compromesso. E allora, nella proposta e nella modalità con cui abbiamo raccolto, peraltro siamo 8 regioni italiane, la filiera della chimica verde in Umbria del cluster, ci siamo posti alcuni punti. È possibile creare una filiera agroindustriale che metta insieme contemporaneamente il comparto agricolo e quello industriale, e che aiuti anche un polo chimico in crisi, come era e come è stato e come in parte lo è ancora quello di Terni? È possibile sviluppare una filiera di prodotti finiti a base di nuovi materiali e anche interrogando i produttori di materie prime? È possibile creare nuova occupazione qualificata lungo tutta l'intera filiera? Possiamo dare una mano a costruire figure professionali, quindi investire su istruzione e formazione anche nelle competenze regionali e nelle politiche regionali che ci riguardano, per avere figure professionali che siano dotate di competenze, di sapere, di conoscenze tecnologiche più propedeutiche anche alle innovazioni richieste dalle aziende. Possiamo raccogliere modelli di raccolta e trattamento dei rifiuti che ci aiutino a minimizzare l'impatto ambientale. Sarà il tema anche del confronto che le regioni italiane avranno il 24 con il governo proprio sul tema di come ripensare il ciclo dei rifiuti di questo paese. E poi come attraverso gli strumenti delle politiche di sviluppo rurale noi possiamo sostenere le risorse agricole locali e le imprese. E quali sono alcune caratteristiche? Può l'Umbria, questo noi abbiamo pensato, essere un possibile campo sperimentale, anche naturale, di questa esperienza, cioè di una filiera integrata di bioeconomia locale? E ci siamo interrogati su tre possibilità: il sistema locale della ricerca, quello che si fa anche all'interno della nostra università, non solo nei legami delle università tra di loro, e quindi la presenza di gruppi di ricerca che tradizionalmente si occupano di alcune materie: biopolimeri, biocomposti, nanocompositi, che non sono tecnico, biochemicals, biosensori per applicazioni biomediche, selezioni di colture per la bioraffinazione.
l'opportunità del cluster nazionale. Questa è stata una grande opportunità, Andrea Bianchi oggi è qui in un'altra veste, ma dal versante del Ministero dello Sviluppo Economico sappiamo quanto abbiamo spinto a costruire i cluster tecnologici nazionali e quindi strumenti di politiche pubbliche in questa direzione. Seconda riflessione, qual era il nostro sistema produttivo locale? Certo, avevamo dei protagonisti, abbiamo dei protagonisti di eccellenza, alcune imprese del comparto della green chemistry, di cui capofila ovviamente idee anche di talento è Novamont, ma Bifit, Target anche più piccole, che hanno caratterizzato un sistema locale bio-based. Il sistema formativo, la regione può fare qualcosa? Sì, usando in maniera intelligente gli strumenti della programmazione europea, del Fondo Sociale Europeo e delle competenze, due cose: con l'università lauree coerenti, biotecnologie, energie e sviluppo sostenibile, ingegneria civile e dei materiali innovativi, ma anche l'esperienza degli istituti tecnici superiori con il tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo dei prodotti e processi a base biotecnologica, cioè l'idea di una generazione, come diceva il presidente Guzzetti, per fare in modo che una parte delle competenze dei più giovani e uno strumento attuativo, la programmazione, mettere a coerenza le possibili politiche pubbliche. Noi abbiamo lo strumento per eccellenza, è quello della nuova programmazione 2014-2020, usare il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il PSR, quindi il Piano di Sviluppo Rurale, metterli a coerenza con un'idea possibile di una specializzazione intelligente di un territorio, di una strategia della ricerca, di dedicare una parte di queste risorse all'innovazione e alla ricerca scientifica, quelli che noi abbiamo chiamati progetti più complessi, cioè che scelgono la sfida anche di driver innovativi, come lo sono state le ferrovie nella prima rivoluzione industriale, le telecomunicazioni nei cambiamenti più recenti. Può tutto ciò che oggi chiamiamo green economy, ma insomma la sfida dell'economia circolare, essere un driver possibile di nuove imprese, di nuovo lavoro e quindi di nuova qualità anche nel territorio. E poi guardare un po' quello che si muove anche in Europa. Dico due esperienze, la Galizia e la Carinzia. La Galizia forse era molto più povera negli indicatori di quanto non fosse la mia regione o tante regioni del sud d'Italia, era fondamentalmente una regione che viveva principalmente dell'industria dell'acciaio. È possibile raccogliere questa sfida? O quello che fa la Carinzia, dove ha costruito una vera e propria economia anche del sistema economico produttivo, delle imprese, della valorizzazione del territorio? Allora, il coordinamento del cluster della chimica verde non rinuncia a quella che potremmo chiamare la parte hard dell'economia, molta ricerca scientifica, molta innovazione, politiche industriali coerenti, imprese come appunto Novamont a Terni, di produzione e di lavoro, e al tempo stesso però una regione che prova a raccogliere la sfida di mettersi a disposizione e, per esempio, l'accordo iniziale, ma che si sta sviluppando con alcune imprese di Coldiretti, che sono i produttori delle materie prime, non in alternativa ma di integrazione delle politiche agricole sul territorio, è una sfida che la mia regione, che è una piccola regione di 900.000 abitanti, prova a raccogliere, raccogliendo anche le opportunità del cluster della chimica verde nazionale. Grazie.